Ora vediamo che cosa succede, che cosa posso fare quando io sono alle prese con un video. Quindi digito, cerco qualcosa, cerco un video. Allora cerco CartGP, che è un canale che parla di go-kart. Io sono appassionato di go-kart, mio figlio ci corre e via dicendo. E quindi, per fare un esempio, mostriamo questo video qua. Allora, avendo scritto CartGP, escono tutte video che hanno a che fare con ciò che io ho scritto, tra cui anche Mario Bros, perché c'è il gioco Kart GP e via dicendo. Ora, nei video, quando tu scrivi qualcosa, alcuni di questi, in questo caso questo il primo, ha la voce canale. Vuol dire che quello non è un filmato, ma è il canale, il raccoglitore, cioè quello che trasmette i filmati di questo argomento, di queste persone. Allora decido di andarci sopra, quindi vado a premere. Stessa cosa con l'associazione Maggiolina. Se io, facciamo un passo indietro, digito qui associazione Maggiolina, usciranno un sacco di video della nostra associazione e da qualche parte apparirà anche la voce del canale. Ora adesso ce ne sono parecchi di video, per cui non è detto che sia comodo. Se volessi proprio arrivare sul canale, esattamente sul canale, dovresti digitare le parole giuste, che sono AS Maggiolina, queste. AS Maggiolina ti porta al nostro canale, ma già lo sai, eccolo qui, canale. Quindi questo è il discorso, e poi dopo ci sono dei video. Ma non volevo adesso annoiarti con l'associazione Maggiolina, torno a fare CarGP, tanto ci sono anche in quel video là. Allora, CarGP, entro nel canale, quindi premo qui e verrò portato sul canale in questione. Tutti i video che noi vediamo su YouTube sono contenuti da un canale, fosse anche un canale di una persona, di un video solo. Quindi tutti quanti noi, perché anche tu avresti la possibilità di caricare dei video, dei filmati fatti da te, e questi andrebbero a finire nel tuo canale. Di questa cosa magari ci occuperemo in un altro momento. Ora guardiamoli come fruitore di questi video, quindi qualcuno li ha caricati e noi li vogliamo guardare. Vediamo che cosa ci possiamo fare. Allora, questo è il canale, copertina, quindi l'immagine che lo rappresenta. Faccio scorrere e sotto vedo vari video. Allora io voglio aprire questo, la presentazione, ci clicco sopra e qui adesso il video comincia, quindi al di là dei contenuti vediamo che cosa possiamo fare. Allora intanto abbasso il volume, perché così senti me e non senti loro. Per abbassare il volume posso farlo sul mio computer, pigiando dei tastini sul computer, ma ho anche la funzione volume qua. Ecco, in questo modo il volume è stato tolto e quindi adesso posso parlare io e non si sente più la musica in sottofondo. E quindi ho schiacciato qui per toglierlo. Qui, da questa barra, si può comunque alzare il volume. Per cui, cominciamo con questo discorso. Quando io mi trovo ad ascoltare un video, questo, eccomi qua, io sono in questa posizione qua, questo video potrebbe essere basso di volume o alto di volume, quindi lo vado a regolare da qua. Quando io arrivo sopra con la freccia del mouse appare questo simbolo, che posso poi portare avanti e indietro, oppure qua in basso, questo è il volume, lo premo, del mio computer, per cui io posso regolare il volume del mio computer. Cioè entrambi concorrono al volume del filmato, per cui se anche io ho alzato tutto il volume qui, questi resta basso, devo andare a regolare il volume là sopra anche. Quindi entrambi concorrono alla gestione del volume, perché in molti casi mi viene detto: ma guarda che
era basso, si sentiva poco. È vero, alcuni video che abbiamo fatto si sentono male perché non avevo le cuffie, non avevo inserito bene i comandi e quindi purtroppo mi sono accorto dopo che alcuni si sentono male, non molti, alcuni si sentono male. Però posso lavorare di volume. Bene, quando io arrivo sul video con la freccia, mi appare questa, che è la barra del tempo, cioè mi dice quanto durerà il video, quindi questa barra rappresenta il video, e io da qui posso metterlo in pausa con il comando della pausa, come quella del videoregistratore, posso mettere in pausa il video. Posso interagire, come ad esempio se quando guardi i miei non hai capito un passaggio, tu puoi venire qua sopra, quando arrivi sulla barra del tempo ti appare quel pallino lì, tenendo premuto lo puoi portare indietro e puoi fare ripartire un passo indietro, quindi risentire il concetto, rivedere, riascoltare la cosa. Un'altra cosa che mi dicono è: ma i tuoi video sono un po' lunghi. Capisco questo discorso perché ci si stufa un po' a stare a guardare dei video per mezz'ora. Però c'è la possibilità di dirsi: va bene, allora questo video, questa è la durata, questo dura 3 minuti e 24 secondi, adesso sono a 1 minuto e 54 secondi, per cui se io interrompo la visione oggi perché insomma sono stanco, perché subentra qualcosa e quindi devo andare ad aprire la porta, devo fare dell'altro e quindi interrompo la visione del video, domani quando torno a vedere il video io prendo la barra del tempo e la trascino a un minuto e qualcosa, quindi mi segno prima di interrompere la riproduzione del filmato, ho sbagliato col tasto, ho schiacciato qualcosa, mi segno su un pezzo di carta prima di interrompere la riproduzione del filmato il minuto a cui ero arrivato, posiziono la barra del tempo in quella zona lì, così che io possa domani proseguire a vedere il filmato da quella posizione lì, senza doverlo riguardare tutto, che magari mi interessa solo la parte finale o solo la parte che ancora non ho visto. Quindi è possibile scorrere la barra del tempo e cliccando posizionarsi sulla parte del video che ci interessa, e questo direi che è una bella cosa. Un'altra cosa che posso fare con il video, ora io l'ho messo in pausa perché ecco adesso il video è in pausa, se io dovessi premere il triangolino, prima c'erano le due sbarrette verticali, se invece premo il play il video continua la riproduzione e di nuovo se metto in pausa si ferma. Allora, cos'altro posso fare io nel video? Posso ad esempio aumentarne le dimensioni di riproduzione, dico mi piacerebbe vederlo un po' più grande però questo video. Allora, ho questi due tasti qua. Questo, modalità cinema, non è detto che ci sia per tutti i filmati, e te lo fa vedere un po' più grandino. Di solito è in formato 16 noni, cioè proprio come il cinema, come le televisioni quelle con lo schermo, diciamo, lungo, o come i computer quelli con lo schermo lungo. Però non credo che funzioni per tutti i video. Dipende se il filmato che ha caricato la persona, quindi se io quando lo metto su è stato messo su in quel formato lì, è possibile vederlo così, altrimenti no. Questo sì, è in formato cinema. Oppure il terzo tasto che c'è qua, che ora si vede poco bene, mi permette di vederlo a schermo intero, cioè ingrandisce tutto il video e io me lo guardo come se fosse un film, per cui è, diciamo, tra virgolette, più gustoso da vedere perché lo guardo come se fosse un film. Posso tornare indietro se premo in questa posizione qua, quindi se io premo qua torno alla modalità normale, anche se adesso avevo il cinema, allora spegniamo anche il cinema premendolo lì, ok, questa è la modalità normale. Questo, se premo, lo ingrandisco a schermo intero. Cosa succede però quando io ingrandisco un video a schermo intero? Che il mio computer lavora di più, cioè fa più fatica a riprodurmi un filmato a schermo intero, e quindi il filmato potrebbe essere un po' a scatti oppure non bellissimo da vedere. Quando è a scatti è perché il tuo computer non ce la fa, è un po' vecchiotto, come il mio in questo caso è un po' vecchiotto, un po' oberato, diciamo, da tutte le cose che ci ho messo dentro, ma anche un po' vecchiotto, e quindi
non è un computer di ultima generazione, non ce la fa a farmi vedere i video grandi, belli, fluidi. Oppure anche la linea del telefono. Se la linea telefonica, specie se utilizzi magari le chiavette, non è ad alte prestazioni, non fai in tempo a scaricare il filmato fin tanto che lo guardi. Per cui questi ogni tanto si blocca. Poi avanza un po', poi si blocca ancora, poi avanza un po' e poi si blocca ancora, dipende, ripeto, dalla linea telefonica e per quello non ci puoi fare tanto, o cambi posizione oppure aspetti in un altro momento. Quindi tante volte io non posso guardare il video grande perché il mio computer non ce la fa. Certo, visto grande comunque è molto più bello che non visto piccolo. Qua in alto abbiamo l'orologio che guarda più tardi, quindi se dicevamo devo andare via e quindi non faccio in tempo a guardarlo tutto, premo il guarda più tardi, quindi viene archiviato, ecco che c'è il visto sul guarda più tardi, e magari mi segno l'ora, la tempistica a 2 minuti e 35, segno su un blocchetto 2 minuti e 35 e un domani, quando ho tempo, questa sera più tardi, vengo sul guarda più tardi e riprendo da lì. Bene. Ci sono anche questo ingranaggio qua. Quell'ingranaggio lì, se lo premo, fa apparire un menu. Devo spostarmi perché altrimenti copro il menu. Allora, se lo premo, fa apparire un menu dove mi fornisce due comandi, di cui uno importante, questo, la qualità. Se io clicco qui sopra, mi viene chiesta la qualità di riproduzione del video. Più alto è il numero e migliore sarà la qualità del video, cioè il video è più definito, più bello. Questo qui in HD, un video a alta definizione è molto più bello di un video no, e questi invece sono gli altri. Per cui, tornando al nostro discorso di prima, se ho una linea telefonica scarsa, tra virgolette, che non funziona bene. Se ho un computer vecchiotto che non ce la fa a farmi vedere un video in maniera fluida, posso provare a gestire a mano la qualità, ridurla, quindi posizionarmi su una misura, che poi tutto si tratta di un'impostazione di misura, su una misura più bassa. Il video cala di definizione qui adesso. Magari non si vede tanto, però io che sono davanti al computer lo vedo bene che l'immagine qui del reticolato si è sgranata e diventa un po' più brutto da vedere nell'insieme, però sarà più fluido perché il mio computer, la mia linea telefonica sono sotto uno sforzo minore. Ecco, io lo metto a 480 perché so già che nel mio computer più di tanto non ce la faccio ad andare, però già a 480 migliora notevolmente. E questa era una cosa. Da qui invece si poteva anche regolare la velocità della riproduzione, normale in questo caso, oppure un po' più veloce, 1,5, 2 se devo andare più veloce, andare avanti veloce. Io non lo uso tanto perché comunque preferisco muovermi con la tempistica qua e per cui mi trovo bene. Preferisco mettere su automatico qua, qualità auto, in modo che lascio che sia YouTube a gestire la qualità del video in base un po' alle prestazioni del mio computer. In questa posizione c'è il condividi. Il condividi vuol dire che se io lo premo, ora non lo faccio perché questo genera una serie di problemi visto che sto registrando, questo video viene mandato da qualche parte. Su Twitter, su Facebook, su Instagram, sui social network ai quali eventualmente sono iscritto. Ecco che quando guardi dei video e la persona che parla, in questo caso io, ti dice: metti un mi piace, condividilo, commentalo, iscriviti. Il condividi è inteso. Schiaccia qui. Ora proviamo a rimpicciolire lo schermo. Torniamo a schermo normale. Eccolo qui. E vado a riposizionarmi, giusto. Ora il condividi non ce l'ho più. Ah, in pausa o in play ci va anche semplicemente cliccando sopra, quindi non devo necessariamente venire qua, ma posso bloccarlo premendo così o riattivarlo premendo così. Il condividi ora qui non ce l'ho, ma ci sarà da qualche altra parte, poi vediamo se lo troviamo. Quindi, quando alla fine del video di solito ti dico
Se ti piace, metti un mi piace, iscriviti al canale e via dicendo. E qui. Mi piace, clic, questo video mi piace, per cui io faccio sapere a chi l'ha girato, a chi l'ha pubblicato, che è stato di mio gradimento ed è una bella soddisfazione. Posso dirti, da persona che pubblica video, che è bello ricevere i mi piace. Puoi comunque sempre toglierlo. Se clicco non mi piace più e io non vedo più il mi piace. E quindi è una tua facoltà. Tutto ciò che fai puoi mettere o puoi togliere. Ecco qua che è riapparso il condividi, se volevamo, quindi premo lì sopra ed eventualmente lo metto su Facebook, lo metto su Instagram, dove voglio. E chiaramente l'invito di molti, anche nel mio caso, è quello di condividere, cioè nel senso io ti dico condividi il video perché ho piacere che tante persone lo vedano, perché mi piacerebbe che Associazione Maggiolina, quando te lo dico in relazione ai miei video, raggiunga più persone e quindi avere un pubblico più vasto. Ma soprattutto interessa a chi pubblica i video il discorso dell'iscrizione. Io adesso sono iscritto, vedi che c'è il visto. Se ci premo sopra, annullo l'iscrizione e non sono più iscritto, quindi è reversibile. Ora desidero iscrivermi, quindi c'è scritto iscriviti, premo e sono iscritto. Ora che sono iscritto c'è la possibilità di annullare. Allora, iscriversi cosa comporta? Cosa succede? Se io mi iscrivo a un video, semplicemente questo canale viene posizionato qui, in questi quadratini, viene posizionato nella voce iscrizioni, quindi è diventato come un bottone del mio telecomando della televisione normale. Se io voglio guardare quel canale, non ho più bisogno di fare la ricerca, di scrivere e via dicendo, semplicemente vado nella mia schermata delle iscrizioni e ci premo sopra. Iscrizione che posso, dicevamo, annullare in qualsiasi momento. Un'altra cosa interessante delle iscrizioni è questa: se tu premi qui sopra, hai la possibilità di accendere e dirgli inviami tutte le notifiche di questo canale, che in pratica tradotto è quando questo canale pubblica un nuovo video, io riceverò un'email, riceverò un messaggio in YouTube, riceverò un messaggio su Gmail, cioè vengo avvisato, di modo che so che c'è un video nuovo e questo a molti fa piacere, ma fa piacere di solito in questo caso lo lascio acceso. Quindi vengo avvisato, per cui non perdo più i video, non devo stare a cercarli o aspettare perché vengo avvisato. Anche se comunque il mio consiglio è quello di venire a vedere ogni tanto, perché in alcuni casi questa funzione magari sfugge e quindi il video è stato pubblicato e tu comunque non sei stato avvisato, perché ci sono canali che hanno milioni e milioni di iscritti e quindi a volte questa cosa sfugge. Ovviamente la persona dall'altra parte, quindi in questo caso io, ti invito a iscriverti perché ho piacere che le persone vengano a vedere i miei video, perché ho piacere che YouTube veda che ho tanti iscritti, perché quindi considera il canale, un canale che piace e quindi lo pubblicizza a sua volta di più e di conseguenza ci sono più persone che vengono a vedere i miei video e io, tra virgolette, sono più contento. Bene. Direi che a questo punto ci siamo detti un po' tutto. Ah, l'ultimissima cosa prima di chiudere il video che mi interessa è questa. Allora, in questo caso te la faccio vedere proprio sul nostro canale perché interessa, diciamo, a noi, che utilizziamo l'associazione Maggiolina. Quindi vado a cercare il nostro canale, As Maggiolina, ecco che è apparso. E quindi arriveremo nel nostro canale. Vediamo. Eccolo qua. Clicco sul canale per andare a vederlo. Questa è la nostra copertina. Qui c'è il nostro sito web. Qui c'è Google Plus. Qui c'è la mia pagina Facebook, la mia pagina Twitter, la mia pagina Instagram. Instagram non lo uso tanto, però ci sono, quindi anche lì puoi venire a trovarmi, anche lì pubblico delle cose, per cui su Facebook o su Twitter, se hai Facebook, se hai Twitter, vieni a trovarmi, mandami un saluto anche là sopra. Quello che mi interessava farti vedere dei canali, quindi qui c'è la voce iscriviti,
Quello che mi interessava farti vedere dei canali era la voce playlist. Quindi nel mio caso mi interessa farti vedere la voce playlist, perché spesso gli autori di video li organizzano, cioè li raggruppano in modo che siano da guardare in sequenza. E così ho fatto anch'io, per cui ad esempio questo è Maggiolina Corso di Computer Base, quindi questo è il corso di computer per principianti, al momento contiene 59 video. Se io dovessi premerlo, ora non lo faccio, se io dovessi premerlo, ti fa vedere la lista di tutti i 59 video e te li fa vedere uno alla volta. Per cui se decidi di seguire il corso base di computer, qui li trovi in ordine cronologico, senza doverli cercare chissà dove. La stessa cosa. Corso internet base per principianti, 47 video, parte dal primo e si va avanti. Vendere e comprare su internet, oppure c'è il corso tablet e smartphone, quindi un po' di video, un po' di corsi organizzati per video. Se ci fai caso, ci sono colori diversi per ogni corso, quindi viola, diciamo, quello dello smartphone, blu. Di internet, verde quello di Excel che è molto seguito per chi usa Excel. Poi all'interno di questi corsi, abbiamo 59 video, ho estrapolato alcuni video specifici per argomento, ad esempio trasferire le fotografie sul computer video editing, cioè questi video 17 che fanno parte comunque di quello che per me è il corso base. Parlano espressamente del trasferire le fotografie sul computer. Ho deciso di farne una playlist, si chiama quindi una lista di riproduzione, tradotto in italiano, perché so che a molte persone interessano e quindi magari non interessa l'uso del mouse, creare le cartelle e via dicendo, ma interessa le fotografie, quindi ho deciso di estrapolare alcuni video e metterli lì. Ci sono qui nel corso base completo, ma c'è anche una raccolta esterna qui. Stesso discorso per il corso del tablet. Qui c'è tutto il corso tablet e smartphone. Qui ci sono solo i video che parlano di WhatsApp, perché alcune persone sono interessate solo al mondo WhatsApp, quindi lì li trovano tutti. E anche questi 5 video qua sono comunque compresi nei 21 lì. Insomma, qui c'è l'ordine cronologico. Ecco. Basta così per oggi, altrimenti il video diventa troppo lungo. Ti saluto, ti ringrazio per la visione, ti invito a mettere un mi piace se ti è piaciuto, eventualmente a condividerlo e commentarlo, che non ci siamo detti come si fa a commentare, mi viene in mente adesso, ma lo trovi sotto al video, quindi appena sotto il video c'è la voce commenta e dentro lì ci puoi scrivere quello che vuoi, chiedermi qualcosa, suggerirmi e io cerco di risponderti quando posso. E naturalmente iscriviti al canale che per noi è molto importante. Grazie e buona giornata. Ciao.